continuiamo, no, il nostro cammino vedendo questo disegno che c'è qua, no? Che è il cielo anteriore, questo sistema di trigrammi del libro I Ching, di questo oracolo, il libro di filosofia cinese antica, no? E dove esiste questa rappresentazione di stati complementari, e che il I Ching ci propone due tipi di rappresentazioni dei stati complementari. Il primo c'è da vedere un po' come siamo nati, no? Li chiamo il sistema più armonico, nel senso di chi è l'originale, no? Come nasciamo? Nasciamo con queste forze equilibrate, armoniche, no? E dopo il secondo cielo, che come ho detto per voi, in un momento possiamo anche vedere questo, no? In un altro periodo di lavori, di incontri, possiamo vedere, però già c'è un'altra visione, dopo vivenziare, dopo crescere, dopo stare nel mondo, queste combinazioni si trasformano, ok? Bene, però siamo in questa formazione originale. Così, queste sono tutte le formazioni, no? Così abbiamo il cielo, la terra, il vento, il tuono, che è quello che vedremo oggi, no? Acqua, fuoco, montagna e lago. Sono combinazioni armoniche per il I Ching, che hanno una coerenza, una complementarietà ovvia. E sono complementarietà ovvia, sì. E così entreremo in questo circolo, no? Per questa polarità qua, il tuono e il vento, ok? E così voglio... Qua, e questo sta in portoghese, ok? Io ho cercato questa immagine in italiano, non ho riuscito a trovare, ok? E non ho riuscito a avere un tempo per fare in italiano, ok? Così utilizzeremo questo, credo che è possibile capire. Dopo, se non è possibile capire, potete parlarmi, che così io vedo se trovo in italiano o costruisco questo in italiano. Però, come ho fatto questa presentazione oggi, non c'era proprio tempo di fare tutta la ricerca per fare correttamente, no? Nella lingua italiana. E così possiamo vedere qua i trigrammi come una grande famiglia. Così, qua il padre e la madre sono il cielo e la terra, ok? E dopo c'è tutta una famiglia di fratelli, che vengono di questa madre e questo padre. E così abbiamo il vento, che è la figlia che c'è più età. Il fuoco, che è la figlia del meio, e il lago, che è la figlia più nuova. E dopo il figlio più vecchio, il tuono, l'acqua, e il figlio del meio, e mezzo, no? Mezzo, non meio, mezzo, e la montagna, il figlio più nuovo, ok? E così c'è questa conformazione come una famiglia. Il Ching ci porta, una delle forme di portare l'esagramma è questo, no? E così è interessante vedere che questa opposizione del cielo anteriore è proprio una posizione fra la età dei figli. E così oggi vedremo il vento e il tuono. Ok? Bene. Sai che adesso io ho visto
visto che nella traduzione ho fatto qua minore e ho fatto con il figlio anche, però al contrario. E così, scusi il sbaglio, ok? È la figlia maggiore, non la minore. Non so perché è uscito così, però è uscito così nell'aspetto tono anche, ok? C'è qualcuno che vuole domandare qualcosa? Che c'è Mirta, se ne sentiamo. No? A tutti, a tutti. A tutti. A tutti. Scusa, non ho capito. Adesso si sente di nuovo. Si sente nuovamente? Ok. Hanno sentito quella parte della famiglia? Sì. Sì? No. No? Sì. No, la parte della famiglia si è sentita. Sì, soltanto qua, questa qua. E quando, è venuta questa immagine di Xun, figlia minore, sì, vento. Ok, no, io parlavo giusto questo, che questa figlia minore non è la minore, è la maggiore. Scusa, non so cosa ho fatto di sbaglio qua, no? Però non è la figlia minore, è la maggiore, non so. Io ho fatto lo stesso sbaglio con Zen, che è il figlio, che è il maggiore, non il minore. Ok? E così, soltanto questo, sì, che è stato un errore mio della traduzione, non so perché ho fatto questo, però ho fatto questo errore. Ok? Così per sapere che è un sbaglio mio, non è un sbaglio degli Xing, ok? E che, bene, sarà così, però in realtà è la figlia maggiore, il vento, ok? E così mi piacerebbe parlare un poco di quello che è il senso, no? di questo trigramma. E così, il vento, come è il vento para il Qing? Possiamo pensare in alcuna immagine, no? E così, il vento per il Qing è come gli uccelli, il volo, la capacità di altezza. Però questa capacità di altezza è importante sottolineare che è diversa dalla capacità di altezza del cielo, ok? Il cielo è una forza, che è la forza del padre, no? È una forza di altezza molto profonda, è un cielo quasi abissale all'inverso, no? È l'abismo del cielo. L'immagine del cielo che si porta è come sei draghi che volano nel cielo, no? E così è una potenza che è diversa di questa del vento, no? Il vento sta dentro dell'atmosfera, ok? E così è aereo, è leve, è ascendente, però non c'è la stessa caratteristica del cielo come abrangenza più grande che è il padre cielo, ok? E così, alcune caratteristiche del vento che c'è la coincidenza con la caratteristica dell'aria, no? E così penetra tutto e c'è una capacità di interiorizzazione. Perché dove viene questa capacità di interiorizzazione? Viene del respirare, no? Perché quando respiriamo, l'aria entra dentro di noi e compone anche le nostre cellule. E così questo ossigeno, no? Questo movimento dell'aria. E il vento è il movimento dell'aria, questa flessibilità, no? Questa capacità di spargere le cose e anche di disperdere, no? È questa cosa che il vento va in una direzione, però può cambiare la direzione, può fare una curva, e così. C'è questa, il vento è quello che provoca il movimento. E può stare collegato
ha una indecisione quando siamo un po' così suave e andiamo per un lado, per altro, movimentando cose senza un obiettivo, però quando il vento toma un rumo e è decisivo, c'è una capacità di forza molto, molto potente. Adesso io non mi ricordo cosa è la parola avidità, avidità. Qualcuno può mi dire, perché non mi ricordo bene cosa significa avidità, che ho messo qua la traduzione, però non mi ricordo. Qualcuno sa mi dire? Viene da avere, una persona che vuole avere tanto, che... Ho capito. Sì, e è un poco strano questo, no? Però venendo di un posto dove il vento si sente, non si vede, no? Però il vento anche è molto abrangente, no? E sta in tutti i posti, no? E molte volte abbiamo questa avidità di stare in tutti i posti allo stesso tempo, no? Alcune volte questo può venire incluso su una forma di autoimposizione, di controllo, che è una cosa, un aspetto che può essere negativo di questa figlia maggiore. Ok? E così, però il vento anche ci porta alla persistenza, e dopo farò vedere un'immagine che mi porta molto questo, no? Il vento può significare anche dolcezza e può significare anche la sottomissione in alcuni aspetti, perché si può proprio come che utilizzare il vento, no? Come per esempio quando utilizziamo il vento per generare energia elettrica, no? Muovendo i cataventi, no? E così, non so se si dice così, cataventi, e così questa cosa di si submettere, no? Che questo può avere un aspetto positivo e un negativo, dipende di quello che diamo nostra energia di vento, no? Può essere un rapporto di collaborazione o un rapporto di oppressione, ok? Però dentro della cosa della persistenza mi è venuta questa immagine di un posto che mi piace tanto in Sardegna, no? Questo lì vicino a Santa Teresa di Galura, no? Dove c'è queste pietre, no? E mi hanno raccontato, come c'è lì tantissimo vento, no? Tantissimo, tantissimo vento. Mi hanno raccontato, quando è stata in Santa Teresa di Galura, che queste pietre sono scolpite per il vento, no? E così mi sembra affascinante che il vento c'è questa persistenza millenaria, no? Di scoprire le pietre. E così mi sembra che è un esempio bello della questa persistenza, no? Dopo abbiamo Zen, non so se è così che si pronuncia, che qua c'è gli stessi errori, come ho detto per voi, è il figlio maggiore, no? Il minore, ok? E è il tuono. E così come il Xing va a vedere il tuono, no? Cosa significa il tuono per il Xing, questa forza elettrica, no? E così il tuono per il Xing è un'energia molto potente, no? E fulminante, no? È un'energia che apparisce in un certo momento con tutta la sua potenza, no? E così è un tunnel di luce. E l'impulso iniziale che abbiamo
di tutte le cose che vogliamo fare, no? E che ci prepariamo, ci concentriamo e facciamo quello passo iniziale. Il tono è super emozionale, c'è da avere con attivazione, con decisione, con veemenza, no? C'è da avere di andare, tomare, andare nella strada. C'è da avere con abbondanza, risuscitare, germinare, risveglio e muoversi. Ok? E così è un'energia molto concentrata che non sta sempre presente, perché dipende di una concentrazione, no? Dipende di un stato di concentrazione, però è quel momento decisivo dove usciamo del non movimento, usciamo da un stato all'altro. Possiamo parlare questo dentro di biodanza, quando parliamo in trasmutazione, no? Trasmutazione. Quando facciamo una trasmutazione, c'è un processo che si chiama in biodanza, che è la omeostasi, no? E c'è un momento che facciamo un salto, no? Facciamo vivenza, facciamo tante cose per provocare i nostri potenziali genetici, e c'è un momento che facciamo un salto evolutivo, no? Un salto che si chiama in biodanza transtase. Il momento in cui gira questo, no? Che facciamo questo salto, possiamo fare paragone con il tono, ok? E è un poco, perché c'è il risuscitare, no? Perché c'è un poco di morire e rinascere, ok? Bene. Così qua abbiamo il disegno, ok? Di queste due, con questa doppia, no? E un poco il disegno di quando loro si incontrano. Quando loro si incontrano, o che esiste quando questi due si incontrano? In genere, nella natura, c'è la tempesta. La tempesta è il momento dove si manifesta questi due trigrammi insieme, questi due fratelli insieme. E è un momento che non succede sempre, però sta sempre in formazione, ok? E c'è quello punto dove questo succede e accade, e è un momento che tutti vedono, perché è molto forte. Bene. E qua ho portato, no? E così come si formano gli hexagrammi. E qua sono i 64 hexagrammi. E quello qua che va sopra sono tutti i 8, no? Stanno qua. E sotto i 8 sono qua. E così come si formano, no? Loro si incontrano. E qua c'è questa tabella, no? Dove loro si incontrano. E così ho portato alcuni punti di incontro che c'è da avere con quello che vediamo, che siamo a vedere oggi, no? E così c'è l'incontro del tuono con il tuono. Quando parliamo dell'incontro del tuono con il tuono, che è l'hexagramma 51, abbiamo queste caratteristiche che abbiamo parlato del tuono, sono molto accentuate, perché è un raddoppio di questo, no? Ragazzi, vi chiedo da vedere, c'è un audio che sta aperto, se potete vedere per chiudere, per piacere, se potete guardare. Bene, e dopo abbiamo il raddoppio del vento, vento con vento nel hexagramma 57, no? E così, facciamo una consulta delle Qing o studiamo questo hexagramma, vediamo giustamente questo raddoppio di queste caratteristiche del vento che abbiamo visto, no? Però mi piacerebbe vedere come il Qing ci parla a rispetto dell'incontro del vento con il tuono. Cosa lui parla, no? E lui parlerà questo in due occasioni. Nel hexagramma 32, quando
sotto avrà il vento e sopra il tuono, una condizione naturale, ok? Però abbiamo un altro momento dove loro si incontrano, nel hexagramma 42, dove il tuono sta sotto e il vento sta sopra. E così ho andato lì a vedere cosa il I Ching ci parla a rispetto di questo, no? Chi meglio di parlare di questo che il proprio I Ching, ok? E così il hexagramma 32 vuol dire, tra porta dopo si può fare un studio super profondo su questo hexagramma, però mi piacerebbe soltanto vedere di una forma breve per vedere cosa il I Ching ci parla a rispetto di questo, no? Lui parla di una durata, di una cosa che dura molto, no? E perché dura? Giustamente, no? Qua noi abbiamo il tuono sopra e il vento sotto, ok? Per il I Ching questo è un matrimonio perfetto, perché c'è da avere con delle condizioni naturali, e così il tuono che viene del cielo e arriva nella terra e viene in compagnia del vento, viene preceduto del vento, questo vento che è capace di fare le condizioni meteorologiche per unire le nuvole per fare le discariche elettriche, no? E così è una condizione naturale. E che il Xing va a parlare di un matrimonio, di un matrimonio che è molto durabile. Perché? Perché lui parla questo? Perché questo, l'apse di questo, si manifesta nella tempesta, no? Però sempre sta si formando, perché quando finisce la tempesta viene quello periodo dove c'è una tranquillità, però poco a poco comincia a si formare nuovamente la prossima tempesta in quel stesso posto, in altro posto, però sempre avranno le tempeste, sempre staranno si formando, no? E così questo è un fenomeno ciclico e che è indissolubile, per questo che lui parla di un matrimonio, no? E che prova un movimento molto energetico, no? Che si rinnova sempre. E quando finisce, retoma. E lui parla un po' di questo come un sistole e diastole, come un respirare, come un pulsare. Esiste una pulsazione nel camminare per la vita, quando facciamo un paragone con la nostra esistenza, che esiste una pulsazione. E così, esisti momenti che è evidente la nostra forza, la nostra potenza, la nostra furia, la nostra capacità di cambio, di espressione massima, però questo va dopo usare un poco per dentro, per un momento di tranquillità, e questo momento di tranquillità è un momento di concentrazione di energia di nuovo per nuovamente fare una manifestazione molto potente. Così, quando questo hexagramma apparisce per noi, no? C'è molto da avere con un ricordo che il I Ching ci fa di questa pulsazione, di questa necessità di pulsazione, di autoregolazione della nostra energia anche. No? E dopo abbiamo il hexagramma 42, che è l'accrescimento. E così, qua c'è un'inversione di un stato naturale per il I Ching, che il tuono sta sotto e il vento sta sopra. E così, come il I Ching fa interpretare questo? No? Lui interpreta nel senso di che il tuono, perché il tuono è molto visibile, no? Quando il vento non è visibile, per il tuono è super visibile. E così quando apparisce il tuono fa rumore, fa luce, è una esplosione, no? E così è super visibile.
E così quello che dice il Li Xing, che il tuono sta sotto per elevare e fare vedere il vento, ok? E così e questo accrescimento, no? Vuol dire che loro, i due trigrammi si mettono in collaborazione. Il tuono si mette a servizio, lascia la sua natura di vedersi sempre per favorire il vedere dell'altro, ok? E così è un sacrificio dei simboli egoici. È quella lideranza, è quella persona che c'è una capacità di visibilità molto forte, però che in alcuni momenti favorisce, utilizza questo anche per aiutare quelli che non hanno tanto visibilità, che dà questo spazio. E così si mette a servizio perché riconosce il valore del vento, no? E così è un lavoro di collaborazione, dove uno rafforza l'altro. Quando abbiamo questo hexagramma, è un invito di imparare migliorare il contatto con l'altro, la capacità di percezione, di non competizione, no? Di collaborazione con le altre persone.